Bene, oggi metteremo in perspettiva Melanie Klein e Lacan. Bisogna sapere che Lacan è stato nel periodo degli anni 30 in Francia uno dei rari psicanalisti che si era interessato, uno dei rari psicanalisti francesi, a essersi interessato al lavoro di Melanie Klein, a tal punto che si era visto con Melanie Klein e si era proposto di tradurre alcuni testi. Uno dei suoi testi per poi pubblicarli in Francia. Cominciò una traduzione, ma dopo sfortunatamente non sfociò in una pubblicazione. Si può capire come da questo interesse di Lacan per l'opera, per il lavoro di Melanie Klein, nascessero anche poi delle influenze. E in effetti si potrebbe anche rileggere alcuni momenti delle teorie del pensiero di Lacan sulla base dell'influenza del pensiero di Melanie Klein. E oggi vedremo uno di questi aspetti, uno di questi momenti, che riguarda le posizioni descritte da Melanie Klein, posizione dello stato evolutivo, che per Melanie Klein sono due fondamentalmente, la posizione schizoparanoide e posizione depressiva. Prima di entrare nei dettagli di spiegazione, che proporrò una spiegazione abbastanza breve e succinta, ricordiamoci che la caratteristica dell'interpretazione di Melanie Klein è di aver messo molto l'accento sulla pulsione di morte. Cosa vuol dire? Beh, su tutte quelle fantasie che animano un po' la mente del bebè. Su degli oggetti che o si immagina nel corpo della madre l'oggetto principale che è il seno della mamma e lì sono animati dalla distruzione e dall'aggressività. Detto questo, vediamo un po' la posizione schizoparanoide. Durante la posizione schizoparanoide il bebè ha essenzialmente una relazione con oggetti parziali, no? Non l'oggetto nella sua totalità, oggetti parziali, quello più conosciuto insomma è il seno. E dunque facciamo l'esempio del seno, dunque, il seno che dà un grande piacere al bebè perché gli dà sia del mangiare, ma sia perché c'è il piacere anche orale. Nello stesso tempo sarà questo stesso oggetto a essere preso dalle fantasie di distruzione, di aggressione. Per cui i denti che sono lì attaccati al seno saranno anche dei denti che mangeranno, distruggeranno il seno. Ma Melanie Klein dice che per convivere con questa duplicità, il seno che dà piacere e il seno che diventa oggetto di aggressione, ebbene, si mette in moto un meccanismo di difesa che è il scindere l'oggetto in oggetto buono e oggetto cattivo. Quindi il seno sarà allo stesso tempo un seno buono e un seno cattivo. Seno buono quando gli dà piacere il latte è cattivo quando il neonato comincia ad avere tutta una serie di fantasie aggressive e voler distruggere il seno. Bene, questa separazione, questo scindere il seno corrisponde alla parte schizo. Ecco, dunque, posizione schizo e schizo vuol dire questo. Perché paranoide? Perché tutta l'aggressione, tutta l'energia aggressiva che il neonato mette, ingroba il seno, bene, il seno poi stesso sarà carico di questa energia e dunque si ritorna, come dire, gli ritorna addosso, dunque il seno poi diventa persecutore. Dunque, con la stessa aggressività che il neonato aveva nei confronti del seno, il seno stesso poi si ritorce contro con la stessa forza aggressiva. E questo è il lato
paranoide, persecutorio. Ecco, ecco dunque i due aspetti della posizione schizo-paranoide. No? Scindere l'oggetto in buono e cattivo, e questo oggetto cattivo poi si ritorce con la stessa dose di aggressività verso se stessa. E l'oggetto è un oggetto parziale, e questo si protrae dalla nascita fino a 5-6 mesi. Dopo scatta la posizione depressiva. Cos'è? È quando il bambino comincia a percepire l'oggetto nella sua totalità, cioè la mamma in quanto corpo, no? Unitario. E come nella posizione precedente, continua ad agire a pulsione di morte, dunque avrà delle fantasie di distruzione, in questo caso sarà di distruzione della madre, che sarà scesa anche in madre buona e madre cattiva, solo che lì, dopo aver avuto le fantasie di distruzione della mamma, sorge poi il dolore di rischiare di perdere colei che si ama. Però scatta questo movimento depressivo. Bene, questi due stadi, queste due posizioni, dov'è che si ritrovano nel pensiero di Lacan? E Lacan stesso che poi lo dice, si ritrova nello stadio dello specchio. Ricordiamo che lo stadio dello specchio, in qualche parole, è un momento in cui, grazie al riflesso, alla propria immagine sullo specchio, si crea questa possibilità di riunire delle parti del corpo che fino a quel momento erano percepite in un modo sparse. Ecco. Ed è quello che chiama Lacan il corps morcelé, il corpo che è in pezzetti, in pezzetti sparsi. E lo stato dello specchio permette di riunire queste parti in una sola unità. Dunque, le parti sparsi, e questo Lacan lo dirà negli scritti del 1966, dirà che questo suo corps morcelé di cui ha parlato nello stato dello specchio, corrisponde ai fantasmi descritti da Melanie Klein nella posizione schizoparanoide. E in effetti per Lacan, quando c'è una, nel caso di psicose paranoide, c'è una fase di paranoide, c'è poi solo una regressione al corps morcelé, il corpo spezzettato, dunque prima lo stato dello specchio, e sorge questa angoscia particolare, molto forte. E la posizione depressiva invece, che corrisponde per Marie Klein circa 5-6 mesi, corrisponde allo stato dello specchio quando il bambino percepisce il proprio corpo nella sua totalità, si riconosce nell'immagine riflessa allo specchio e riconosce una parte, una totalità di un corpo. E anche per Lacan comincia verso i 6 mesi e si protrae fino ai 18 mesi. E aggiungiamo che quando si costituisce lo stato dello specchio, ecco che viene fuori anche l'aggressività rispetto agli altri corpi, no? O il mio o il tuo. E questo è da mettere in parallelo con l'aggressività di cui parla Melanie Klein quando il bambino accede alla percezione del corpo nella sua propria totalità. Ed ecco questo primo parallelo tra Melanie Klein e Lacan. Beh, al prossimo video, arrivederci.